È forse vero che per avere delle cosce toniche in forma bisogna passare ore e ore in palestra? E se invece ti dicessi che si può ottenere lo stesso risultato facendo esercizi per appena 10 minuti al giorno? Se di recente hai pensato a come tonificare le tue gambe, questo video fa il caso tuo. 1. Squat a gambe divaricate. Il primo esercizio del nostro programma ti aiuterà con gli adduttori e i quadricipiti. Rinforzerà inoltre i muscoli dei fianchi, i glutei, i lombari, gli addominali e i laterali. Per fare correttamente l'esercizio, mettiti in piedi con le gambe divaricate. Questa posizione sarà efficace per i muscoli del bacino e per i glutei, molto meglio dei soliti esercizi a gambe unite. Allieverà anche la tensione delle ginocchia. Appena sarai nella posizione corretta, immagina di stare per sederti. Comincia dunque ad abbassare il sedere. Le ginocchia devono puntare in fuori, ma al tempo stesso essere parallele ai piedi. Abbassati più che puoi e rimani ferma in quella posizione per alcuni secondi. Poi torna in posizione di partenza. Ripeti per un totale di 30 volte. 2. Lift Pilates per le gambe. Questo esercizio prende di mira cosce, glutei laterali obliqui e addominali. Farà lavorare i muscoli dell'interno coscia e pertanto ti aiuterà ad avere cosce più sottili e slanciate. Oltre a questo, nell'eseguire l'esercizio farai lavorare gli addominali, cosa che li renderà più definiti e migliorerà anche il tuo equilibrio. Sdraiati su un fianco e assicurati che caviglie, ginocchia, cosce, fianchi e spalle siano allineate. Estendi la gamba completamente mentre appoggi la testa sulla mano oppure appoggi il dorso sul gomito. I movimenti devono essere lenti e controllati. Resta in questa posizione per alcuni secondi e poi torna alla posizione iniziale. Ripeti l'esercizio per 30 volte su ogni lato. 3. Flessioni a ponte. Grazie a questo esercizio, glutei, cosce e addominali verranno tonificati e definiti. Inoltre, migliorerai di molto la postura e rafforzerai la muscolatura, cosa che ti aiuterà anche a non soffrire più di mal di schiena. Sdraiati sulla schiena con le ginocchia piegate e i piedi più vicini che puoi al sedere, ben divaricati. Appoggia qualcosa, ad esempio un cuscino o un asciugamano, in mezzo alle ginocchia. Fatto questo, solleva i fianchi da terra tenendo la posizione in alto per alcuni secondi. Poi torna giù in posizione di partenza. Quando sollevi i fianchi, non dimenticare di stringere l'oggetto che hai messo tra le ginocchia più stretto che puoi. Attenzione a non avere fretta, fai molta attenzione ai tuoi movimenti. Il tuo corpo deve formare una linea retta dalle ginocchia in su. 4. Stretch a farfalla. Se pensi che lo stretching non serva per tonificare le cosce, ti svelerò un segreto. Questo esercizio non solo tonificherà i muscoli di cosce e fianchi, ma rilasserà e distenderà anche i muscoli dell'interno coscia. Siediti sul materassino o sul pavimento con la schiena ben dritta. Piega le ginocchia e posiziona le piante dei piedi una contro l'altra in posizione appunto simile a una farfalla. Avvicina i talloni più possibile al tuo inguine e comincia a muovere su e giù le cosce. Conta fino a 10, poi ferma il movimento delle cosce e piega la testa verso i piedi. Se senti una certa tensione nelle cosce, significa che stai facendo tutto bene. Ripeti questo esercizio 5 volte, ma attenzione a non mettere troppa pressione sui muscoli, altrimenti potresti farti male. 5. Salti laterali. I salti laterali fanno lavorare i muscoli dell'interno e dell'esterno coscia. Vedrai che così farai lavorare i muscoli e nel contempo ridurrai l'eventuale presenza di cellulite. Come bonus, questo esercizio tonificherà anche i glutei e i fianchi. Tirati su e stai dritta, gambe divaricate. Adesso fai un passo a destra col piede destro. Abbassati più che puoi e al tempo stesso stendi la gamba sinistra. Adesso solleva e muovi il piede destro di nuovo in posizione iniziale. Ripeti la stessa sequenza col piede sinistro. Ripeti l'esercizio 30 volte alternando i fianchi destro e sinistro. 6. Salti a stella. Un esercizio semplicissimo come saltare su e giù può davvero fare la differenza per le tue cosce. Questo movimento ti farà anche lavorare per bene il core e sarà efficace per tutto il corpo. Mettiti in piedi con i piedi uniti e le mani posate sui fianchi. Ricordati che le punte dei tuoi piedi devono puntare in avanti. Adesso piega le ginocchia e salta in alto, e nel farlo estendi le gambe di fianco e le braccia sopra la testa. Vista di lato, il tuo corpo ricorderà la forma di una stella a 5 punte, con le gambe, le braccia e la testa a formare le punte. Quando atterri, unisci di nuovo i piedi. Ripeti l'esercizio 10 volte. 7. Calci a forbice. Questo esercizio darà forma e tono alle tue cosce e farà miracoli anche per gli addominali. Sdraiati sulla schiena con le mani posate a terra e le gambe ben distese. Adesso solleva le gambe da terra. La gamba destra deve trovarsi un po' più in alto rispetto alla sinistra.
Devono formare in generale un angolo di 45 gradi tra loro. Comincia a incrociare le gambe così sollevate come fossero delle forbici che tagliano la carta. Più terrai tese le dita dei piedi, più farai lavorare i muscoli delle cosce. Fai due serie da 30 ripetizioni per volta di questo esercizio. 8. Passi incrociati. Cosa sceglieresti? Salire le scale o usare l'ascensore? Beh, se il tuo obiettivo è avere delle belle cosce in forma, la risposta giusta è di sicuro salire le scale. Magari anche di corsa. Si tratta peraltro dell'esercizio perfetto per il riscaldamento prima di allenarsi. Il modo migliore per eseguire questo esercizio è proprio sulle scale, ma attenzione a reggerti bene e a mantenere l'equilibrio. Quando farai il primo passo, incrocia una gamba sopra l'altra e sali verso il prossimo scalino. Poi ripeti lo stesso movimento con l'altra gamba e continua in questo modo finché avrai raggiunto la fine della scala. 9. Esercizi con palla di stabilità. Per fare questo esercizio ti servirà una palla di stabilità, ma fai attenzione a non prenderne una troppo pesante, altrimenti non sarai in grado di utilizzarla. La palla di stabilità ti servirà per un esercizio utilissimo che fa lavorare proprio le cosce. Inoltre, se eseguirai l'esercizio stando sdraiata, farai lavorare anche addominali, glutei e muscoli laterali. Se sei una principiante, fai l'esercizio stando seduta. Altrimenti, puoi provare a stare sdraiata sulla schiena, anche se la tua posizione dovrà comunque essere simile a quando ti siedi. Ad ogni modo, se lo fai da seduta, tieni i talloni ben piantati a terra e i piedi altrettanto paralleli al pavimento. Posiziona la palla in mezzo alle cosce e stringi le gambe più vicine che puoi. Resta in questa posizione per un minuto circa, poi rilassati. Ripeti l'esercizio più volte che puoi. 10. Squat con sedia. Per questo esercizio puoi usare una vera sedia o solo far finta che tu ne abbia una invisibile dietro la schiena. Comunque sia, questi squat ti rafforzeranno alla grande le gambe. Tirati su con i piedi ben divaricati. Il peso deve essere ben centrato sui talloni. In tal modo gli addominali lavoreranno in automatico. Adesso muovi la parte inferiore del corpo verso il basso come se stessi per sederti. Fermati nel punto più basso che riesci a raggiungere e resta così per alcuni secondi. Poi ritorna alla posizione di partenza. Ripeti il movimento da 10 a 15 volte per un totale di 3 serie. Come vedi, questo allenamento è davvero semplice e richiede al massimo 10-15 minuti. Ricorda che se non vuoi avere le cosce troppo muscolose, dovrai praticare con moderazione questi esercizi e soprattutto mangiare molte proteine prima di allenarti. Conosci altri esercizi che aiutino a tonificare al massimo le cosce? Se è così, fatti sentire nei commenti. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, dai un bel like a questo video. Condividilo con le tue amiche e guarda tutti i nostri video. Ne abbiamo tantissimi! Resta con noi su Il Lato Positivo.